Buonasera, buonasera a tutti. Saluto le autorità presenti e i familiari di Tina Anselmi, in particolare la sorella Maria Teresa e Gianna. I convegni sviluppati nel biennio 22-23 del progetto Tina Anselmi, una vita per la Repubblica, proposti dall'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, hanno percorso i momenti salienti dell'attività giovanile e politica dell'onorevole, con l'obiettivo di disseminare i contenuti, l'azione e il pensiero dell'Anselmi anche per futuri sviluppi. Tina Anselmi ha ricoperto numerosi incarichi. Fra i tanti, nel 1975 presiedette la delegazione italiana alla Conferenza Mondiale delle Donne promossa dall'ONU a Città del Messico e successivi eventi a Nairobi nel 1985 e di Pechino nel 1995, cercando di dare risposte a vari problemi nell'ottica di abolire la discriminazione di genere. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 1998, Tina Anselmi, all'età di 71 anni, ha accettato l'incarico di presiedere la Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, visionando archivi pubblici e archivi di strutture private per la realizzazione di un'indagine generale sul fenomeno dei sequestri e delle confische avvenute negli anni 1938-1945 a danno della popolazione ebraica. Il lavoro della Commissione ha prodotto il rapporto generale consegnato il 30 aprile 2001, che oltre alla parte generale che riguarda la normativa anti-ebraica e le ricerche settoriali, vuole essere un documento di conservazione della memoria e della promozione educativa. Questo tema è stato scelto perché abbiamo ritenuto che l'argomento è poco conosciuto nei dettagli. Quei dettagli che oggi i nostri illustri relatori, Ilaria Pavan, professoressa associata di storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, che si occupa di storia del fascismo e di storia degli ebrei italiani tra l'età dell'emancipazione e la Shoah. Il dottor Michele Sarfatti, storico, specializzato nella storia degli ebrei in Italia nel Novecento e nella storia non memorialistica della Shoah in Italia e in Europa, ci aiuteranno a capire, o meglio a comprendere, le origini e i risultati della Commissione Anselmi. Il dottor Michele Sarfatti è stato componente della commissione governativa presieduta da Tina Anselmi. E per questo lo ringrazio moltissimo, entrambi i relatori, per aver accettato questo nostro invito ed ascoltare dalla loro viva voce le vicissitudini del popolo ebraico. Di entrambi i relatori, Pavan e Sarfatti, possiamo trovare numerose pubblicazioni per eventuali nostri personali approfondimenti sul tema. Voglio ringraziare in particolare la comunità ebraica di Venezia, il segretario generale Michael Calimani e il presidente Paolo Navarro Dina per l'apporto dato alla preparazione del convegno e per la videoregistrazione a testimonianza della validità e a sostegno del nostro progetto che a breve ascolteremo. Il nostro governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, sempre attento alle nostre attività, si scusa per la sua non presenza, ma ci è vicino con una lettera che ora vado a leggere. Pregiatissimo Sindaco Marcona, come anticipato dalla mia segreteria, mi rammarica davvero comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò essere presente al convegno La spoliazione degli ebrei, cui mi ha gentilmente invitato. Tina Anselmi, contribuendo significativamente all'assetto democratico che conosciamo, costituisce un pilastro su cui si poggia la nostra Repubblica. Partendo da Castelfranco, il suo impegno nella politica nazionale ci dona
tra i molteplici eventi che si possono citare, il sistema sanitario nazionale che noi tutti conosciamo, esempio di civiltà ancora prima di welfare. Tina Anselmi, precorritrice dei tempi, spicca ancora per la profonda sensibilità e la grande lungimiranza dimostrata nella sua attività parlamentare. Il suo pensiero, anzi, risulta quanto mai attuale, come si può evincere proprio dalla commissione governativa sulla spoliazione dei beni degli ebrei. Reputo meritorio citare la redazione realizzata in qualità di presidente. Riferendosi al rapporto, la considerava, infatti, Tina Anselmi dice, sicuramente perfettibile nella prospettiva di una riflessione più prolungata nel tempo. Questo è il lascito più grande e prezioso che l'Anselmi ci consegna. Il nostro compito è far sì che la memoria di quei tragici giorni non vada presa, o peggio ancora, confinata unicamente nei libri di storia. Dobbiamo più che mai fare i conti con il nostro passato, perché è dei suoi errori, e vorrei aggiungere orrori, che nel nostro caso della spoliazione, che colpì popolazioni ebraiche, venete, italiane, che possiamo trarre il massimo degli insegnamenti. Desidero pertanto ringraziare l'amministrazione comunale per la profonda sensibilità dimostrata nella pianificazione di questo importante appuntamento, vera e propria occasione di riflessione per l'intera comunità. Auguro un buon lavoro ai conferenti e ai conferenzieri e voglio ricevere il mio cordiale saluto ed estendo a tutti i partecipanti. Ora vorrei invitare il sindaco del comune di Castelfranco, Stefano Marcon, per i saluti istituzionali. Buonasera e benvenuti. Saluto e ringrazio anch'io le famiglie Anselmi, i relatori, tutte le autorità presenti, civili e militari. Ecco, rispetto a Tina Anselmi abbiamo fatto questo percorso di valorizzazione della sua figura che verte sostanzialmente in quello che pensiamo essere stati i tre filoni che hanno caratterizzato la sua vita politica, quello del lavoro, quello della sanità e quello della giustizia. Anche questo, questa presidenza di questa commissione sulla spoliazione degli ebrei, io penso sia un proseguio di quello che erano i valori di equità e giustizia che ha caratterizzato Tina Anselmi nel corso della sua vita per la Repubblica. Ed è interessante, secondo me, fare un passaggio rispetto a ciò che è successo alla popolazione ebraica in Italia, cittadini italiani che in virtù di leggi, scellerate leggi dello Stato dal 38 in avanti sono stati privati dei propri beni. È interessante, io spero anche di ripercorrere un po' la storia del popolo ebraico di Israele. Ricorre domani il 75esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza di Israele, era il 14 maggio del 48. Paradossalmente la tragedia della Shoah, dell'Olocausto, hanno accelerato il percorso della nascita dello Stato di Israele, che è stato un percorso sempre difficile, lo è tutt'oggi, e quindi vi sono delle ragioni da spiegare che aiutano tutti noi a comprendere perché un popolo come quello ebraico abbia patito nel corso dei secoli diseguaglianze, capire le motivazioni del perché il popolo ebraico sia stato così inviso anche ai cittadini loro pari all'interno dei vari stati europei, che hanno poi portato alla tragedia della Shoah. Ringrazio quindi la consigliera Mary Pavin, la presidente, vieni qui Mary, perché nel tuo approccio a questo progetto di valorizzazione di Tina Anselmi, averci portato anche a questo momento un po' dimenticato, come hai detto tu, credo sia un valore aggiunto che hai dato a questa iniziativa, e di questo ti ringrazio anche per come lavori molto precisa, ed è una cosa che piace e che sai fare bene, quindi grazie per averci portato ad avere un ulteriore momento di ricordo di Tina Anselmi che culminerà con
il monumento che andremo a creare qui in piazzetta Guidolin, di cui potete vedere i bozzetti nel foyer del teatro. Grazie e buon lavoro. Ringrazio il sindaco ed ora chiedo alla regia di lanciare il messaggio del presidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Navarro Dina. A seguire i relatori, la professoressa Pavan e Michele Sarfatti condurranno questo convegno. Al termine ci sarà lo spazio per le domande dal pubblico e vi ringrazio veramente per la vostra presenza. Buongiorno a tutti, la comunità ebraica di Venezia vi ringrazia per l'attenzione che ci avete prestato e siamo molto onorati di ricordare la figura di Tina Anselmi, che non è stata soltanto una staffetta partigiana, è stata una donna che ha inciso nel mondo politico italiano e in questo ambito ha anche partecipato e diretto questa commissione di cui oggi si tengono i lavori di bilancio. Tina Anselmi è stata la responsabile di una commissione che ha svelato importanti novità in un periodo estremamente buio della storia della recente del nostro paese. Il suo lavoro è stato senza dubbio fondamentale, è stato indicativo, ha dato delle informazioni importanti alle comunità ebraiche di tutta Italia e questo le va riconosciuto ed è un merito che il mondo ebraico riconosce a Tina Anselmi. Crediamo che questo lavoro non debba finire, debba continuare, ci deve essere l'occasione per riflettere ancora come viene fatto oggi su cosa ha costruito la commissione Anselmi e credo che sia necessario raccogliere il testimone. Un testimone importante che vede le comunità ebraiche in prima fila nell'aiuto di chiunque voglia svelare o raccontare la storia d'Italia degli ultimi 90 anni. Per questo noi vi ringraziamo per l'impegno che ci avete messo, per l'abnegazione e anche e soprattutto per la capacità di fare bilancio, di fare sintesi su un lavoro estremamente delicato e importante per tutti noi. Grazie e buon lavoro. Buonasera a tutti, anche da parte mia del professor Sarfatti un grazie caloroso per questo invito, ci fa veramente molto piacere ricordare non solo la senatrice Tina Anselmi ma ricordarla attraverso questa pagina che, come è stato già anticipato, è forse tra le meno note della sua lunga, densa e importante attività istituzionale. Credo che la presidenza della commissione che aveva questo lunghissimo nome, come è stato già ricordato, nota poi alle cronache, tuttora nota come Commissione Anselmi, questo è il nome con cui tutt'oggi viene ricordata, sia stato forse l'ultimo impegno istituzionale di grande rilievo che Tina Anselmi ha ricoperto. Ma nonostante questo, appunto dicevo, si tratta di una pagina che ai più è rimasta sconosciuta, nonostante la sua grande importanza da un punto di vista storico, storiografico, ma anche civile, come spero che diremo appunto nei minuti a nostra disposizione. Ci alterneremo, io e il professor Sarfatti, a illustrare appunto che cosa è stata questa commissione, che cosa ha fatto materialmente, quali contenuti ha avuto, perché è nata, perché in quel momento preciso, alla fine degli anni 90, quali sono stati i risultati veramente sconvolgenti e inattesi per certi aspetti che la commissione ha raggiunto e qual è stata l'eco mediatica alla fine dei lavori nel 2001 che la commissione ha ottenuto. Passo quindi immediatamente la parola al professor Sarfatti che inizierà illustrando anche un po' i contenuti della persecuzione antiebraica dal punto di vista anche appunto delle questioni prettamente economiche che sono quelle che hanno investito appunto la commissione e i risultati che doveva raggiungere. Prego Michele. Così, sì,
Grazie alla professoressa Pavan per l'introduzione. Noi parleremo un po' l'uno, un po' l'altro, cercando di mettere a fuoco tutti i vari aspetti che vanno detti oggi. La prima cosa che va detto è che Tina Anselmi era una grande donna. Aveva grandi capacità di organizzare il pensiero e soprattutto di organizzare il lavoro e organizzare il nostro lavoro di commissari. Come ha accennato giustamente il sindaco, perlomeno condivido questo aspetto, lei si è immersa nel lavoro di questa commissione per un senso della giustizia quasi smisurato. Cioè era accaduto qualche cosa di sbagliato, questa commissione doveva non riparare il torto, capire cosa era accaduto, e lei ha dedicato tutta se stessa, perché non avete idea della quantità immensa di carte che abbiamo analizzato. E aggiungerei anche, non in modo critico, ma in modo elogiativo, che lei a 71 anni si è messa a studiare. Perché la persecuzione degli ebrei in Italia è una questione, durante gli anni del fascismo, è una questione poco nota a tutti e anche poco nota a lei, non perché l'allontanava da sé, ma perché non le era capitato di studiarla. A 71 anni si è messa lì, brava, quasi come in classe col quaderno degli appunti, e leggeva, cercava di capire, e capiva bene perché era una persona intelligente. Insomma, io sono stato molto ammirato di questi 2 anni e mezzo che ho avuto la fortuna, direi, di lavorare con lei, e ne serbo sempre un ricordo molto piacevole. Non ho in mente cose particolari che abbia detto o fatto. A volte c'è il ricordo di una persona che fa questo o quest'altro. L'unica cosa un po' particolare che ho ben presente in mente è che in commissione c'era anche il rappresentante dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, che racchiude l'ente che tiene insieme, l'associazione che tiene insieme tutte le banche, e un rappresentante dell'ISVAP, mi pare, l'Istituto di Studio sulle Imprese di Assicurazione. Ogni tanto, e si parlava dei beni degli ebrei che potevano essere rimasti nelle mani di questa o quell'altra azienda, lei ogni tanto non perdeva la pazienza, ma si capiva che diceva a questi signori, lei unica donna, per piacere, no, c'era anche la dottoressa Carucci dell'Archivio Centrale dello Stato, cercava di farli venire al dunque e manifestava la propria autorità, perché in senso positivo, ma lei, l'autorità che le veniva, penso io, dalla sua storia, da tutti i decenni percorsi in questa Repubblica, poi la faceva pesare in funzione non di se stessa, in funzione della giustizia. Quindi io sono sempre stato molto ammirato di lei. Passo immediatamente a dire qualche cosa sul perché è stata necessaria questa commissione, e perché è stata necessaria. È stata necessaria perché c'è stata questa persecuzione degli ebrei che ha interrotto la storia nazionale italiana dopo il Risorgimento, ed è stato un qualcosa di abbastanza inaspettata, anche se, essendo accaduta, non mica va negata certamente, nel senso che in Italia c'era una tradizione antisemita più lieve che in altri paesi. Si può pensare che all'inizio del Novecento c'era un presidente del Consiglio ebreo, Luigi Luzzatti, fra l'altro forse a qualcuno qua come zona è noto. C'era al governo, c'è stato per un anno e mezzo, Giuseppe Ottolenghi come ministro della guerra, e lo dico ai più giovani,
all'inizio del Novecento il ministero della guerra era un ministero molto più sacro, molto più profondo di quanto oggi possa venire in mente. Oppure Roma fu unita all'Italia nel 1870, all'inizio, 30 anni dopo, all'inizio del Novecento, il primo sindaco eletto dai cittadini che non fosse parte, che non fosse un esponente della nobiltà papalina tradizionale di Roma, è stato Ernesto Nathan, grande riformatore della città, ebreo, poi anche uno dei più prestigiosi esponenti della massoneria, ma soprattutto pensare che nella città culla della cristianità la popolazione che votava per censo, ovviamente come era all'epoca, votasse un candidato notoriamente ebreo, dà il segno dell'emancipazione giuridica degli ebrei e dell'esistenza di un ampio senso di integrazione fra ebrei e non ebrei nell'insieme della società, ovviamente con tante eccezioni. Io qui sto parlando molto in generale. E con la crisi e l'esasperazione del nazionalismo che si manifesta con la prima guerra mondiale, perché ogni guerra che sia fatta per motivi giusti o ingiusti, ma porta una esacerbazione degli impulsi nazionalisti, e poi soprattutto con l'avvento del fascismo, questo clima, questo ambiente viene interrotto e comincia una lenta marcia a ritroso, come fanno certi animali crostacei marini, una marcia a ritroso che nel 1938 porta il regime fascista a varare, il governo fascista, il re Savoia a controfirmare, una serie di norme legislative che sono in alcuni campi addirittura limitati, ma esistono, addirittura più gravi di quelle esistenti all'epoca nella Germania nazista. Il fatto che fossero più gravi in alcuni campi, come quello dell'esclusione immediata degli studenti dalla scuola, mostra, a mio parere, che non era una semplice ricopiatura, scopiazzatura di quel che avveniva all'estero, ma che era maturato dentro il fascismo, che dentro il fascismo era maturato, venuto alla luce, venuto allo scoperto, si era manifestato questa imbecille ma reale avversione contro gli ebrei in quanto tali, considerati una razza. Di tutto questo ovviamente non c'è tempo per parlarne fino in fondo. Si può dire intanto che stiamo parlando dell'uno per mille della popolazione italiana che viene perseguitato, e quindi quale fosse la sua capacità di essere dannosa, ammesso e ovviamente non concesso che lo fosse, ce lo si può immaginare. L'Italia era uno dei paesi con il minor numero di ebrei in termini percentuali rispetto agli altri paesi, d'Europa. Furono vietati i matrimoni. La popolazione italiana fu classificata su principi biologici. La razza, per usare i termini dell'epoca, le persone erano di razza ariana o di razza ebraica a seconda di quale era la razza a cui appartenevano, nella quale erano classificati i genitori, e i genitori erano classificati di una certa razza, sempre da intendere con le virgolette, ma è il linguaggio dell'epoca, a seconda dei nonni come erano classificati, e così via. Poi c'era tutta una casistica che regolava minuziosamente le persone figlie nate da matrimoni, virgolette, dell'epoca, razzialmente misti. Ma non si ha un'idea. Lo può capire solo qualcuno fra voi, se ha parenti o amici che allevano alani o altre razze canine
o le mucche chianine o altri, o certi tipi di cavalli, eccetera, eccetera. Era, questo era diventata l'Italia sotto il fascismo. Gli ebrei furono espulsi da tutti gli impieghi pubblici, furono vietati matrimoni razzialmente misti, ed era tre secoli che, o quanti, non so, che il governo del paese non si permetteva di dire chi doveva sposare chi. Pensate a come eravamo tornati indietro rispetto all'illuminismo e quant'altro. Gli ebrei furono licenziati da tutti gli impieghi pubblici, da un numero crescente di impieghi privati, furono costretti a vendere, a cedere i loro, una parte crescente, perché si andava di gradino in gradino, delle proprie attività commerciali ed economiche. E l'obiettivo principale in quel momento, dal 1938 al 1943, vi sto facendo una cosa molto, molto, molto frettolosissima, ma per dare, era quello di che gli ebrei, l'obiettivo di Mussolini era quello che gli ebrei abbandonassero il paese. Non doveva esserci più niente di ebraico nel paese, vennero tolti dai libri di testo in uso nelle scuole le citazioni del pensiero e del nome di autori ebrei all'interno dei libri di testo, per dire come quella che noi in gergo chiamiamo arianizzazione, come si era estesa in tutta la società, senza uso particolare, salvo una serie di casi limitati, di violenza. L'obiettivo diventa impossibile da raggiungersi per via dell'esplodere della guerra e della chiusura dei confini. Nell'estate del 43 Mussolini viene fatto dimettere, c'è la prima detronizzazione, anche se non era re, e subito dopo, con l'armistizio dell'8 settembre, torna al potere su un piedistallo, questa volta eretto dal collega Adolf Hitler, e ricostruisce questa struttura, mezzo governo, mezzo Stato, che si chiama Repubblica Sociale Italiana, e cominciano gli arresti degli ebrei in tutta Italia, e il sequestro, che chi ha studiato legge sa che è una misura temporanea, e poi la confisca, che è una misura definitiva, di tutti i beni di qualsiasi tipo posseduti dagli ebrei. Qualsiasi bene fosse. Per un certo periodo vennero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e posso dirvi che gli elenchi dei beni sequestrati, che in uno c'era scritto che era stata sequestrata, confiscata a un ebreo una bandiera italiana, di quelle dell'epoca che avevano il segno della monarchia dentro ancora, che a un altro era stata confiscata una forma di parmigiano, e voi potete pensare nel 1944 quanto potesse valere e sfamare una forma di parmigiano, che a quell'altro ebreo erano state confiscate tre mutande sporche e tre mutande pulite, perché tutto veniva elencato e classificato. Questa era la situazione storica generale sulla quale la Commissione Anselmi è stata chiamata a lavorare, a capire e dire al Paese esattamente cos'era successo. Parli te del clima internazionale, poi passo. Sì. Sì, come ho accennato prima, la nascita della Commissione Anselmi nel dicembre del 98 si inserisce all'interno di un contesto internazionale ben preciso, cioè la Commissione Anselmi non è un unicum a livello europeo e mondiale, è un momento in cui commissioni come questa, come quella presieduta dalla senatrice Anselmi, si moltiplicano in tutta Europa.
dalla metà degli anni 90, primi anni 2000, ne nascono 22 in Europa, compresi i paesi dell'Europa orientale, quindi anche Romania, Ungheria, Lituania, Estonia, e tre extraeuropei, gli Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina. Quindi è un fenomeno, oggi diremo globale, quello che, in cui si inserisce anche la commissione presieduta da Tina Anselmi. E perché in questo momento, in quel particolare momento, c'è questo riemergere di interesse verso la questione della Shoah in generale e in particolare la questione dei beni ebraici più specificatamente? Vediamo. Succedono una serie di cose negli anni 90 a livello mondiale che spingono i singoli governi e l'Europa a puntare per la prima volta, va detto, la loro attenzione alle questioni economiche e patrimoniali della Shoah. Fino a quel momento l'enfasi giustamente era stata soprattutto dedicata alla questione delle deportazioni, chiaramente dello sterminio, come è ovvio e logico che fosse. La questione di che cosa era successo anche ai beni degli ebrei era rimasta indietro, sia nell'analisi degli storici che nella percezione, diciamo, generale. A metà anni 90 succedono una serie di cose. Innanzitutto c'è un clima internazionale diverso legato alla fine della Guerra Fredda, che chiaramente rende anche le ricerche archivistiche nell'Europa orientale possibili, mentre prima non lo erano. C'è un grande attivismo dell'amministrazione Clinton, sono gli anni in cui Clinton è presidente degli Stati Uniti ed è particolarmente sensibile alle questioni legate alla Shoah e ai beni. Ma poi c'è anche una questione contingente legata alla Svizzera. Esplode un caso internazionale reso noto dalle organizzazioni ebraiche internazionali e di cui appunto l'amministrazione Clinton si fa portavoce, quello relativo ai cosiddetti conti dormienti della Shoah, ovvero la Svizzera, le banche svizzere avevano nel corso dei precedenti 40 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in avanti, praticamente fatto in modo di non ridare agli eredi degli ebrei scomparsi nella Shoah i beni eventualmente ancora conservati nelle proprie cassette di sicurezza sui conti correnti bancari. La questione esplode, ha una rilevanza mediatica assolutamente globale e provoca tra l'altro un grave scandalo diplomatico-politico tra Svizzera e Stati Uniti, che porta le banche svizzere a stipulare un accordo extragiudiziale, cioè per non essere citate in giudizio e rifondere non solo quanto dovuto, ma anche tutta una serie di ulteriori somme a risarcimento. Le banche svizzere, tutte le banche svizzere intendo, fanno cartello e firmano con le organizzazioni ebraiche internazionali un accordo extragiudiziale per rifondere, adesso non ricordo quanti miliardi, mi sembra 12 miliardi di dollari, alle organizzazioni ebraiche internazionali che l'avrebbero poi ridistribuite in anche attività di welfare e di politiche sociali agli eredi o agli ultimi sopravvissuti della Shoah. Quindi c'è un clima complessivamente di attenzione maggiore riguardo ai torti economici che gli ebrei hanno subito durante la persecuzione. Ci sono anche altri momenti come la conferenza di Londra che riguarda specificamente la questione dell'oro rubato dai nazisti agli ebrei, o anche il famoso, è famoso tra gli storici, meno forse nell'opinione pubblica, la famosa conferenza di Washington, che ha peraltro luogo negli stessi giorni in cui Massimo D'Alema, che era allora il Presidente del Consiglio, firma il decreto che fa nascere la Commissione Anselmi. La conferenza di Washington è una conferenza che è passata alla storia, vi hanno partecipato 44 governi, tra cui anche il governo italiano, è stata la prima assise internazionale in cui la questione dei beni della Shoah sia stata posta in maniera pubblica, soprattutto la questione, insomma, dei beni tutti, ma in particolare delle opere d'arte. La conferenza di Washington ha poi fatto sì che sono state redatte delle linee guida di cui tutti i musei del mondo, pubblici e privati, oggi devono tenere conto per vedere di individuare se all'interno delle loro collezioni ci sono opere d'arte che sono appunto di provenienza ebraica, che sono arrivate attraverso la Shoah all'interno delle collezioni. Quindi è stato un momento di grande importanza per quello che riguarda appunto una giusta e equa soluzione, questo è scritto nei principi di Washington, alle questioni dei beni irrisolte durante i decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è in questa ottica
è in questo clima internazionale che si collocano anche i lavori della Commissione. Ma su questo lascio di nuovo la parola al professor Sarfatti. Poteva essere forse uno solo di noi, ma ognuno di noi ha vissuto la Commissione in modo con un po' di diverso e ha degli approfondimenti. Sì, anch'io feci parte della commissione, anzi sì. Grazie proprio al professor Sarfatti che mi chiamò. Allora era una giovane studentessa di dottorato che faceva la sua tesi di dottorato proprio su questo argomento, e senza la commissione Anselmi, senza le migliaia di documenti che abbiamo potuto vedere, io non avrei mai potuto scrivere la mia tesi di dottorato, quindi sono legatissima a quell'esperienza. E oggi possiamo dire che il libro migliore sul tema, dopo il rapporto che è molto lungo e complesso, ma è un libro che reca come autore Ilaria Pavan, edito dal Mulino, il titolo esatto è Le conseguenze economiche delle leggi razziali fasciste, se qualcuno poi ha interesse. Chi vuole. E mentre c'era tutto questo contesto internazionale, perché la vita è fatta così, che succede qualcosa nel mondo, all'estero, di grosso, di importante, ci sono riflessi, si presta attenzione. Qualcuno segnala a Carlo Azeglio Ciampi che nel cavò della Banca d'Italia di Trieste ci sono delle bisacce, dei colli, dei sacchi, con degli oggetti preziosi, oramai per lo più arrugginiti, che dovrebbero essere di ebrei e che non sono mai stati restituiti, ovvero sia che agli ebrei che vennero voi sapete che la storia di Trieste è complicata, c'è stata l'Inghilterra per 10 anni, gli alleati, di quello non mi occupo, però voglio dire, nei primi anni dopo il 1945 questi colli vennero mostrati agli ebrei triestini rientrati dai lager o dai luoghi di nascondiglio. Nessuno li aveva riconosciuti come propri, nessuno li aveva identificati, poi a volte gli gioielli possono avere qualche cosa di inciso, gli orologi magari hanno la cassa con scritto un nome, cioè nessuno erano rimasti quelli non identificati da nessuno. Viene messa al lavoro una piccola commissione di poche persone, e nel giro di 2 mesi viene deciso, su spinta di Ciampi, che è molto importante, viene deciso, non perché gli altri fossero contrari, ma perché Ciampi era una persona con la sensibilità, non può avere, però se non c'è la sensibilità, su spinta di Ciampi viene deciso di fare una legge che gli oggetti che si ha la quasi certezza che provengono da rapine, furti o sequestri e danni di ebrei e che nessuno ha rivendicato, devono comunque essere restituiti agli ebrei, ovvero sia alle comunità ebraiche. Cosa importante, perché intacca il principio di eredità, successione, gli avvocati su questo ci possono lavorare, ma per cui venne fatta una legge apposta. E il risultato di questa legge immediato è stato che ora questi orologi e oggetti arrugginiti sono in parte esposti alla Risiera di San Saba, in parte nel Museo della Comunità Ebraica di Trieste e in parte a Yad Vashem, che è il grande istituto museale di Gerusalemme sulla Shoah. Non potendoli dare a nessuno, sono stati esposti come testimonianza, ma ci voleva questa legge per farlo. A ruota di questa legge cominciano a pensare a fare una commissione di indagine. Lavorano, la cosa è complicata perché è pensata da Ciampi, decisa da Prodi, perché qui cambiamo i governi come se fossero i giochi che si fanno, vabbè. Pensata da Ciampi, decisa da Prodi, istituita da D'Alema, sempre come presidente del Consiglio, e alla fine noi relazioniamo sotto Amato, che sta in carica ancora 12 giorni, perché poi ci sono le elezioni e subentra Berlusconi. Non è facile fare una commissione di indagine
con questo turbinio di persone, come che sia, viene deciso di fare, e io ho un sospetto sul perché ci sia, non te l'ho detto ancora, ma ho un sospetto sul perché sia stata scelta Tina Anselmi, per due motivi. Uno, perché nessuno me l'ha detto, non lo so, quindi sono ipotesi. Uno è che lei, che qui potevano venire fuori questioni molto gravi di soldi, beni tolti agli ebrei, razziati o confiscati, tutte e due le configurazioni, e che dovevano essere restituiti, e ci voleva una persona salda, forte e tale da non, che avesse dimostrato di non saper arrendersi di fronte a forze più potenti. E qui c'era la commissione P2, dove Tina Anselmi ha detto: io vado avanti a cercare la verità. E di piedi e di calli ne ha pestati tanti, e persone che, però lei andava avanti, una roba eccezionale, Tina, no? Tina Anselmi, una storia d'Italia. E poi c'è un'altra commissione, e questo è stato probabilmente il motivo principale. Però ovviamente il presidente di questa commissione doveva essere bonariamente concordato con l'Unione delle Comunità Ebraiche, perché bisognava che andasse bene anche all'Unione. E Tina Anselmi e la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che si chiamava Tullia Zevi all'epoca, si erano incontrate nel 97 nella commissione sui fatti di Somalia. Era una commissione parlamentare, mi pare, non ricordo bene se era parlamentare o governativa, parlamentare, perché nell'ambito di una missione di pace svolta nel 92 dall'Italia in Somalia, e che aveva al 99% aveva funzionato tutto bene, aveva realizzato gli scopi umanitari per i quali era stata fatta, però erano emerse, con tanto di testimonianze, soprattutto di fotografie, delle violenze ad alcune donne somale. La questione era molto delicata, perché ovviamente tutto quello che riguarda le attività dell'esercito, per di più all'estero, per di più all'interno di una missione umanitaria, e quindi era stata costruita una commissione molto attenta e molto delicata, e vi avevano messo, trattandosi anche di questioni che concernevano donne, vi avevano messo queste due donne, Tina Anselmi e Tullia Zevi. Poi la commissione ha prodotto il suo risultato, che ha identificato la gravità dei fatti commessi da una estrema minoranza di persone. Poi chi vuole se la va a ristudiare. Non è di quella commissione che voglio parlare, è solo per dire che lì si erano incontrate e avevano lavorato insieme, e io immagino, ipotizzo, ma non lo so, ormai non c'è più nessuna delle due, che qualcuno, che Ciampi o forse Prodi, abbiano chiesto a Tullia Zevi: ma Tina Anselmi te la conosci, ti andrebbe bene? E quindi si arriva a tutto questo, e poi si ritorna a Ilaria Pavan, alla firma di questo decreto del 1 dicembre 1998, sul quale voglio dire, spendere una parola su un sostantivo. Commissione con il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei. No, su due sostantivi vi dico qualche cosa velocemente. Acquisizione, perché dovevamo occuparci delle confische e dei furti, perché entrambe c'erano state, a volte sommate le une alle altre. Quando vi facevo quei tre casi prima, si trattava di confische formali, ma poi nelle case vuote degli ebrei entrava chiunque e prendeva qualsiasi cosa. E poi ci siamo occupati anche del costo
dei quattrini da dare alla persona che chiedeva le 5-10 mila lire, anche 30 mila lire dell'epoca, per aiutare il passaggio in Svizzera, per salvare la pellaccia, per quelli che ancora le avevano. E la prima decisione che prendemmo come commissione riguardava il... è buffo, sembra... però si deve fare all'inizio l'interpretazione, la definizione di dare a cittadini ebrei. Noi abbiamo deciso, è stato uno dei primi atti della commissione, cioè nel rapporto, che con cittadini intendevamo tutti gli ebrei che avevano ricevuto furti o confische, o per i quali si ipotizzava tali, fossero essi cittadini italiani, cittadini stranieri o apolidi. Cittadini erano i perseguitati nel loro complesso. Non avevano scritto cittadini con fine malevolo per delimitare, però abbiamo iniziato a lavorare decidendo di cosa ci dovevamo occupare. Prego. Sì, la commissione nasce con un mandato relativo ad far luce soltanto sulla fase delle acquisizioni. Come poi si dirà dopo, in realtà la commissione si autoestende il mandato perché si occupa anche del periodo delle restituzioni, perché ovviamente il fenomeno non si interrompe con la fine della guerra, ma c'è poi tutta la delicatissima, complessa, contraddittoria fase del post-45, di se, come, quando, quanto ritorna in mano ai legittimi proprietari. Quindi già la commissione decide di estendere il mandato ufficiale governativo. Nasce con un mandato temporale piuttosto limitato. Infatti spendo due parole sui limiti anche con cui la commissione nasce. Ovviamente Tina Anselmi non c'entra nelle regole di ingaggio della commissione. Avrebbe dovuto svolgere i suoi lavori solo in 6 mesi. Non sappiamo se è per sottovalutazione di quello che si sarebbe poi trovato, ma certamente 6 mesi non bastavano assolutamente a far luce su una pagina su cui non era stato scritto nulla e di cui non si sapeva veramente nulla. Quindi c'era un primo limite di tempo che poi fu superato, perché alla fine la commissione ha lavorato attraverso varie proroghe per 24 mesi. C'era poi anche un limite in termini di forze con cui si doveva lavorare. Inizialmente sono soltanto 12 o 15 i membri ufficiali della commissione. Alcuni di loro, non il professor Sarfatti naturalmente o il professor Toscano, che erano appunto professori storici che avevano confidenza con l'argomento e con la documentazione, ma alcuni di loro erano alti funzionari o dello Stato, appunto il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana o dell'Associazione delle Assicurazioni Italiane, cioè persone che avevano scarsa sensibilità storica ma anche scarsa esperienza sul campo come storici, come archivisti. Quindi viene poi creato un gruppo di ricercatori indipendenti, appunto tra cui entrai anch'io, che aiutò la commissione. Però va detto, a onor del vero, che se confrontiamo il tempo che la commissione ha lavorato e le forze che hanno lavorato alla commissione e le confrontiamo con quanto è accaduto altrove in Europa, è abbastanza stridente il confronto, nel senso che appunto, come vi ho anticipato, nascono commissioni in Austria, in Belgio, in Olanda, in Francia, e le commissioni francese e austriaca sono quelle con cui la nostra si confronta di più. E nascono però con un mandato già iniziale di 4 anni, quindi hanno davanti un tempo molto consistente e soprattutto molte più forze. La commissione francese e quella austriaca avevano all'attivo qualcosa come 150 ricercatori. Certamente l'entità della Shoah e delle spoliazioni, anche per il numero di ebrei in Austria e in Francia, era molto maggiore, ma diciamo che il governo italiano, quando decide quante forze allocare alla commissione italiana, insomma, non lo fa con grande generosità. Ciò nonostante, questo va a merito ulteriore di Tina Anselmi e di chi ha lavorato nella commissione, nonostante quindi questa limitatezza di tempo e di forze, la commissione fa un lavoro assolutamente straordinario, i cui risultati poi confluiscono, è stato evocato, in questo densissimo rapporto finale, il cosiddetto rapporto generale,
che ancora oggi a fatica, perché non è facilissimo ritrovarlo nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ancora oggi è visionabile e liberamente scaricabile dal sito del governo e costituisce l'eredità più importante della Commissione, perché rappresenta un'assoluta svolta in quello che allora si sapeva delle conseguenze economiche della persecuzione fasciste, di quello che si è saputo appunto dopo il lavoro della Commissione. Sono 600 pagine, molto dense, ripeto, non è facilissimo leggerla, è diviso per temi, per argomenti, c'è la normativa, ci sono le varie realtà regionali, appunto non è una lettura agevolissima, tanto è ricca di dettagli. Però è sicuramente... Prego, Michele. No, scusa, vedo che qualcuno l'ha già fatto di interessati. Invito gli altri a fotografare l'indirizzo, perché è difficile memorizzarlo. E poi non si ritrova. Perché non lo si trova nemmeno mettendo su Google le parole chiave, perché è nascosto nelle pieghe dei siti dismessi. Non so come dire. Scusa. Sì. No, se voi digitate Commissione Anselmi, Beni Ebraici su Google, non arrivate al link che è necessario per scaricare poi il rapporto. Ma dicevo, che cosa mostra? Diamo i numeri, ecco, perché poi sono quelli impressionanti. Anticipo che molte delle cose che dirò sono tratte dall'introduzione del rapporto, che è firmata, appunto, è il pezzo, la parte del rapporto firmata proprio da Tina Anselmi, che si apre appunto con questa dichiarazione di Tina Anselmi circa l'impressionante vastità delle spoliazioni. Questo è quello a cui si trova di fronte quindi la Commissione. Ancora dalla Commissione, ancora dall'introduzione, quindi queste ancora sono parole di Tina Anselmi, la Commissione si era confrontata con una realtà enormemente più ampia e complessa di quanto ci si potesse attendere. Scusate, mi sposto. Non fu risparmiato nessuno, né i ricchi né i poveri, né i commercianti, né le aziende industriali, né chi aveva pacchetti azionari, né chi disponeva di un modesto conto bancario. Nei decreti di confisca veniva elencato di tutto, pezzi di argenteria, immobili, proprietà terriere, opere d'arte, tappeti di valore, ma anche poveri oggetti di casa, oggetti personali sbattuti negli odiosi elenchi di confisca. Come ha già anticipato infatti il professor Salfatti, in questi elenchi dei beni sequestrati c'era tutto quello che si poteva trovare in una casa, due caffettiere, una sedia rotta, una coperta bucata. Questi sono proprio gli elenchi che venivano poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, che quindi chiunque di voi ancora oggi, se va in una biblioteca ben fornita, prende il supplemento alle Gazzette Ufficiali del periodo e li trova. Li trova con i nomi dell'ebreo perseguitato e tutte le sue proprietà elencate minuziosamente sino al più intimo indumento, il più personale e poverissimo spesso oggetto. Ma andiamo avanti con i numeri, perché la Commissione trova e mette su un CD-ROM, anche questo quasi introvabile, ahimè, le migliaia di decreti di confisca che sono stati regolarmente emanati dai presidenti delle province, fondamentalmente, era da loro che partiva l'ordine. Sono più di 7.187 decreti, intestati a circa 8.000 ebrei per un totale di circa 18.000 beni, ed è stata un'iniziativa che ha coinvolto 46 province, quindi una cosa assolutamente sistematica che ha riguardato tutto il territorio. Tra queste 231 aziende confiscate, di cui 70 poi vendute a compratori secondo appunto le categorie dell'epoca definiti ariani, e poi appunto libretti di deposito bancari, questi sono stati ritrovati appunto anche nei decreti di confisca, c'erano anche questo genere di informazioni, titoli di Stato, titoli azionari, beni immobili per un valore appunto, come vedete, di diverse centinaia di milioni di lire. Questi sono valori in lire di allora, non vi ho messo la rivalutazione in euro odierna. Era veramente quindi impressionante la sistematicità,
con cui la spoliazione era avvenuta, lo zelo soprattutto con cui più di altri, direi più degli arresti, più delle deportazioni in larga parte, ha coinvolto anche il resto della popolazione italiana, che ne ricavava chiaramente dei vantaggi materiali, concreti, e dunque anche questo usciva chiaramente dal lavoro della Commissione. Soprattutto emergeva che anche l'Italia poteva essere annoverata nel quadro dei volonterosi carnefici, come parafrasando il titolo di un celebre libro che si riferisce al contesto tedesco, ovvero che anche in Italia era avvenuto quello che era avvenuto in tutti gli altri contesti della Shoah. Quindi anche in Italia il capitolo della deportazione era stato affiancato, come in Polonia, come in Germania, come in Olanda, da quello delle spoliazioni. Sebbene, appunto, abbiamo ricordato, il numero di ebrei in Italia fosse più piccolo che in altri contesti, ma la dinamica della Shoah in Italia non aveva assunto connotati così differenti da altri e più noti contesti in cui appunto la Shoah si era verificata. Ometto un attimo le restituzioni, forse ci torniamo dopo sul finale. Nella sua introduzione, perché ci tengo soprattutto a riportare ancora quanto Tin Anselmi ha contribuito e qual è stato il suo contributo. Ah, ecco, scusate, avevo dimenticato questo dettaglio non irrilevante, che è emerso sempre durante i mesi di lavori della Commissione, ed è relativo ai beni artistici. Vi ho detto appunto prima di questa conferenza di Washington, su cui si è focalizzata molto sulle opere d'arte appartenute ai perseguitati. Anche la Commissione Anselmi, durante i suoi lavori, ha potuto verificare che la questione della spoliazione delle opere d'arte a danno degli ebrei era avvenuta anche in Italia. È stato un capitolo su cui la Commissione ha lavorato più velocemente che rispetto ad altri, e quindi i risultati chiaramente erano solo parziali. E nel rapporto c'è un'esortazione di Tin Anselmi a continuare proprio la ricerca su questo specifico aspetto della spoliazione, che la Commissione non era riuscita a portare avanti in maniera così approfondita come avrebbe dovuto. Però durante proprio i mesi di lavori della Commissione emerge un caso, ed è il cosiddetto caso Kaumheimer. Chi era Julius Kaumheimer? Era un ebreo tedesco che si era rifugiato in Italia in fuga dal nazismo del 1937, risiedeva a Bolzano e viveva con la famiglia a Bolzano. Era un collezionista, oltre ad essere un imprenditore, aveva una bellissima collezione di porcellane del Settecento, 69 statuine, di cui qui vedete soltanto due a titolo di esempio. Kaumheimer deve lasciare l'Italia perché è un ebreo straniero, e tra i vari decreti antisemiti, uno dei primi colpisce gli ebrei stranieri residenti in Italia a fine 38. Devono lasciare assolutamente il paese entro massimo 6 mesi. Entro il marzo del 39 devono andarsene. Ma devono andarsene lasciando di fatto in Italia gran parte dei loro beni, e soprattutto devono essere vagliate dalle dogane tutte le eventuali collezioni e beni artistici che questi ebrei stranieri hanno con loro. Perché una circolare dell'autunno del 38 dice appunto che viene fatto notare agli uffici delle dogane e ai finanzieri che, laddove esistessero collezioni di un certo valore, è bene fermarle e tenerle all'interno dell'Italia, anche se appartengono legittimamente a privati. E Julius Kaumheimer rimane nella trappola, tra le maglie di queste circolari. Quindi la sua collezione non parte con lui, ma viene sequestrata alla dogana, per l'appunto. Mentre Kaumheimer raggiungerà poi gli Stati Uniti, inizierà una nuova vita, la sua collezione di preziosissime porcellane rimane in Alto Adige, anzi rimane a Trento, dove il sovrintendente di allora se ne decide che diventano patrimonio dello Stato, e infatti saranno esposte per 50 anni al Museo del Buon Consiglio, senza alcuna etichetta che spieghi la storia di queste porcellane, soprattutto che dia conto che queste porcellane non erano porcellane dello Stato italiano e della Repubblica italiana, ma erano proprietà del signor Julius Kaumheimer, che solo in quanto ebreo straniero perseguitato dalle leggi razziali le aveva dovute abbandonare.
E il direttore del museo, se non mi sbaglio, del Buon Consiglio, scrive a Tina Anselmi nel 2000, dopo che il caso è portato alla ribalta da un giornale locale di Trento e dalla comunità ebraica di Bolzano, e giustifica, nel rapporto generale lo trovate, c'è la lettera, giustifica la legittimità del possesso di questa collezione da parte del Museo del Buon Consiglio. Insomma, per l'allora direttore la questione non esisteva. Il museo era venuto in possesso di questa collezione in maniera del tutto regolare e lecita, quindi non c'era nessun dubbio riguardo alla possibile restituzione agli eredi di questa collezione. Il caso diventa un caso di cronaca e grazie anche all'intervento, insomma, e all'attività della Commissione Anselmi, la Giunta Provinciale poi di Trento nel 2000, a fine 2001 credo, quindi quando la Commissione ha già chiuso i suoi lavori, rintraccerà gli eredi della famiglia, che sono poi i figli di Julius Kaunheimer, che vivevano da decine di anni in California, li farà tornare in Italia e restituirà loro le porcellane. Quindi questa è una storia che si è conclusa in termini appunto di giustizia, secondo appunto quanto Tina Anselmi si prefiggeva di raggiungere con i lavori di questa commissione, ma devo dire che è anche stato l'unico caso che è finito fino ad oggi in questo modo. Però diciamo, merito della Commissione è stata sicuramente quello di aver fatto emergere questa vicenda e di aver favorito un clima di riconciliazione e di risarcimento nel termine di una vera e propria restituzione ai legittimi proprietari di questa collezione. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo. Posso aggiungere, se non abuso della vostra pazienza, ma è che quando uno entra dentro poi dice no, ma davvero anche questo era il mio approccio, che pure le conoscevo un po' queste cose, ma davvero anche questo. Vi faccio alcuni, proseguendo su questa cosa, vi parlo di quattro casi particolari. Una è che alla Commissione Anselmi a un certo punto arriva anche una lettera di Liliana Segre, che immagino perlomeno una buona metà di voi sappia chi è la senatrice. E lei scrive, buongiorno, nel gennaio 2000. Mi chiamo Liliana Segre, sono nata a Milano il 10 settembre 1930. Si presenta subito con i dati anagrafici perché sta scrivendo a una commissione governativa. Appartengo a una famiglia ebraica milanese, siamo stati perseguitati e dei quattro componenti della famiglia solo io sono sopravvissuta. Parla del tentativo in Svizzera, del respingimento, dell'arresto in Italia da parte di finanzieri italiani che ci hanno poi consegnato al comando tedesco, e a quel punto dice il motivo della lettera, che suo padre al momento dell'arresto, vedendosi perduto, gettò nel fango della montagna a Saltrio, in provincia di Varese, gli averi che stava portando in Svizzera, e cioè una serie di francobolli molto rari, che lui era un filatelico appassionato, e alcuni brillanti che aveva cucito nella cintura e monete d'oro. Al mio, di Liliana Segre, ritorno da Auschwitz, non sapevo ovviamente più in quale punto preciso si trovasse quel fango. Peraltro probabilmente i francobolli sarebbero stati distrutti dal tempo intercorso, eccetera. E oggi, ma è Liliana Segre che sta scrivendo, oggi a distanza di tanti anni, leggendo il libro di Gian Antoni, Franco Giannantoni, dico io, è uno storico della provincia di Varese che ha scritto libri su quello che è avvenuto là, e poi su una figura molto bella di una persona che si chiama Calogero Marrone, che faceva documenti falsi per gli ebrei e gli antifascisti e che a un certo punto è stato scoperto, arrestato e ucciso anche lui. Oggi, leggendo a distanza di tanti anni, leggendo il libro di Gian Antoni, sono venuto a conoscenza che altri beni gli sono stati requisiti. Lei, a mio padre, a suo padre, lei
rientrata da Auschwitz, dove era stata portata a 13 anni, ma cosa diavolo poteva sapere? Pensate alle famiglie, un po' di oggi, ma soprattutto dell'epoca, il capofamiglia. Qualche volta non diceva niente alla moglie, figuriamoci, non sto commentando, sto descrivendosi, figuriamoci se raccontava quali erano il possesso immobiliare di una casa o di una porzione o di un ettaro o chissà cosa alla figlia tredicenne. Per questo ci sono volute le commissioni. Ma in questo caso Liliana Segre ha saputo questo, ha saputo che esistevano questi beni leggendo un libro di uno studioso bravo. Non ha fatto in tempo, cioè noi come commissione siamo stati preceduti nel tempo, ma nel 2000, cioè mezzo secolo dopo la fine della guerra, ha saputo che il padre possedeva dei beni. E quando si parla, a volte qualcuno ci diceva, ma perché 50 anni dopo state a parlare di queste cose che magari sono di poco conto? E qualcun altro diceva, aggiungeva la famosa frase che ha avuto e che ha dato, e scordammo ciò passato. Però altri dicevano, ma insomma sono cose che dovevate pensarci prima. A Liliana Segre di 15 anni si chiede di pensarci prima? No. Io so di una famiglia di ebrei, i due coniugi e tre figlie, tre ragazze fra i 10 e i 18 anni, che si erano allontanate da Milano per i bombardamenti già nel 42, erano andate vicino al Lago Maggiore e poi lì sono prese, arrestate e uccise, tutti e cinque. Verso la fine dei lavori della Commissione Anselmi io ho avuto uno strano sensore da una di queste rendiconti delle banche che ci fosse un conto corrente a loro intestato in una certa banca di un paesino del Lago d'Orta che è lì accanto al Lago Maggiore. Ma oramai la commissione era in chiusura. Non abbiamo avuto modo di cercare, di indagare. Non era tecnicamente possibile. Io mi sono portato questa cosa dentro, con la morte nel cuore, ma non era più possibile. Come? A un certo punto c'era arrivata una comunicazione, seguendo una certa pista, avevamo visto che l'ufficio centrale delle poste di Parma aveva mantenuto una carta, cioè non l'aveva distrutta dopo 50 anni, perché c'è stato anche questo che è accaduto, secondo la quale su 19 ebrei che erano stati internati nel 42-43 in provincia di Parma, 9 avevano ritirato i loro fondi, piccoli, parliamo di libretti postali, non conti bancari, 9 li avevano ritirati e 10 no. Però loro non sapevano più i nomi, perché 50 anni dopo avevano distrutto, perché non c'è spazio, oppure perché c'è stato il fiume è venuto di fuori e alluvionato, oppure così, perché perché la commissione Anselmi doveva essere fatta nel 1946. È stata fatta con un ritardo incredibile, non senza nessuna responsabilità della Presidente, ovviamente. È stata fatta con un ritardo incredibile. Alcune carte non le abbiamo trovate, noi non sappiamo. Ma allora c'è una banca italiana che ha una certa cifra di proprietà di quella famiglia di ebrei e nella struttura delle poste italiane ci sono quei miseri, perché erano piccolissimi, erano di poche lire, ma ci sono il controvalore di quei miseri 10 libretti postali. E il ritardo è stato benemerito fare la commissione, non voglio fare come quello che esce dalla lampada e poi picchia tutti per
perché è stato chiamato fuori. No, assolutamente no, è stata benemerita. Però voglio dire, siccome ci siamo stati messi in moto tardi e non abbiamo potuto concludere, non abbiamo potuto sanare, una parte della ricchezza e del benessere di questa società, un milionesimo, un centomilionesimo, quel che volete voi, non vuol dire grandi cifre, ma è costituito da beni presi agli ebrei durante il fascismo e non più restituiti. E a questo proposito mi riallaccio nuovamente all'introduzione appunto di Tina Anselmi al rapporto generale, perché era profondamente consapevole delle molte cose che andavano ancora approfondite, cioè che il lavoro che era concluso, ma nelle sue parole era l'inizio di un percorso che doveva in realtà proseguire. Questo emerge chiarissimamente se si legge l'introduzione. Doveva proseguire nelle ricerche, perché appunto erano emerse delle piste che andavano approfondite, questa del risparmio postale sicuramente, voi considerate che il risparmio postale fine anni 30 era la forma di risparmio predominante, più che le banche, i piccoli risparmiatori mettevano i loro averi nel risparmio postale. Quindi chissà che nell'archivio appunto delle poste, che noi abbiamo potuto visionare, ci siano, così come nella Cassa Depositi e Prestiti, che erano altre due istituzioni che allora raccoglievano il risparmio minuto. Doveva proseguire la ricerca delle opere d'arte, appunto, come si è detto. Doveva proseguire, anzi, aprirsi il contesto dei territori al di là dell'Italia, in cui l'esercito italiano, l'esercito fascista, aveva occupato appunto quei territori e presumibilmente ha depredato le comunità ebraiche, soprattutto in Istria, cioè in Dalmazia, insomma, Slovenia, ma anche in Francia, ma in Grecia. Insomma, quello era un campo su cui la Commissione non aveva avuto il tempo proprio materialmente neanche di iniziare un discorso. Ma poi doveva proseguire, oltre che per le ricerche, per i risarcimenti. Se era attestata l'esistenza appunto di un torto così grande, occorreva che il governo, i nuovi governi, si dovevano impegnare nel dare vita a forme di risarcimento, che era un risarcimento materiale ma morale, nelle parole chiaramente di Tina Anselmi. E in questo caso Tina Anselmi faceva ancora una volta un raffronto con quanto era accaduto altrove, in altri paesi d'Europa, dove a conclusione dell'esperienza delle commissioni analoghe alla commissione Anselmi, appunto, erano sorte istituzioni governative volte a risarcire gli eredi ormai. Così era nato in Francia il Comitato per i Risarcimenti, che è un comitato che tutt'oggi, dal 98, è ancora attivo. Era nato in Austria, in Francia era nata poi anche il Memorial della Shoah a Parigi, chi di voi può andare a visitarlo, nel 2005. In Germania è nata la Fondazione Futuro e Memoria, che ha distribuito miliardi di euro agli eredi del lavoro forzato, perché non ci sono soltanto gli ebrei tra le vittime della Shoah, ma anche i milioni di lavoratori forzati che la Germania nazista ha costretto appunto al lavoro paraschiavistico. Insomma, in molti governi dell'Europa dei primi anni 2000 hanno dato vita a forme di risarcimento, ma soprattutto Tina Anselmi teneva moltissimo anche a che le pagine di questo rapporto diventassero patrimonio della storia d'Italia, e che ho sottolineato in grassetto le parole, la conoscenza dei documenti, della discriminazione, dello sterminio, un approccio razionale e non solo emotivo. L'ho trovato un passaggio molto, molto bello, perché appunto non si deve soltanto fare leva sull'aspetto emotivo della deportazione, ma anche bisogna essere razionali, bisogna studiare, bisogna conoscere, bisogna avere un approccio appunto lucido a queste questioni. E quindi Tina Anselmi ci teneva moltissimo che il lavoro della commissione proseguisse. Era chiarissimo per lei che non era una fine, ma era un inizio. E quindi andiamo a vedere come finisce in realtà questa nostra storia.
Cioè andiamo a esaminare che cosa succede a livello mediatico e di opinione pubblica quando il rapporto generale nel maggio del 2001 viene ufficialmente presentato. Ha già accennato il professor Salfatti che si era nel frattempo avvicendato un ennesimo cambio al governo. Questa volta era Giuliano Amato che, mi ricordo, ci introdusse in quella conferenza stampa. Quindi eravamo al quarto cambio di governo, che sicuramente non ha favorito la continuità del lavoro e l'eco anche dei risultati. Certamente, come ovvio, insomma, come penso che capiate, insomma, la continuità istituzionale favorisce anche la solidità e la continuità di un certo tipo di lavoro. L'eco mediatico dei lavori della Commissione fu nei primissimi giorni di maggio abbastanza ampio, nel senso che testate nazionali come il Corriere o della Sera o Repubblica diedero risalto ai lavori della Commissione e sottolinearono appunto la vastità delle spoliazioni. Insomma, i toni usati in quegli articoli erano di denuncia di quello che era avvenuto, in maniera anche abbastanza veemente, devo dire. Ma dopo i primi giorni, come avviene spesso per le notizie ormai che si consumano nel breve volgere di poco tempo, l'oblio e il silenzio cade molto molto velocemente sulla Commissione e sui suoi lavori. Per cui Tina Anselmi a fine maggio rilascia un'intervista a Repubblica, quindi sceglie un quotidiano di grande rilevanza, per portare ancora una volta avanti la sua idea che c'è già scritta nero su bianco nell'introduzione del rapporto, cioè che questo lavoro va continuato, che siamo solo agli inizi, appunto. Dice molto, moltissimo deve essere ancora fatto. Questa è un'intervista che riprende di fatto quello che Tina Anselmi scrive nell'introduzione del rapporto, quindi un'esortazione ad andare avanti, a continuare. Siamo a fine maggio 2001. Pochi mesi dopo il tono di auspicio e di esortazione si trasforma, nelle parole sempre di Tina Anselmi, in un tono di aperta denuncia invece della totale inerzia che sta avvolgendo i lavori della Commissione. Quindi le sue esortazioni ad andare avanti e a proseguire il discorso sono cadute completamente nel vuoto, e rilascia un'ultima intervista che di fatto è quella che chiude la nostra vicenda e chiude anche molto velocemente appunto l'eco mediatico che circonda la Commissione, in occasione del giorno della memoria del 2002, che è tra l'altro il secondo anno di celebrazione del giorno della memoria, che come sapete è stato istituito nel 2000, per la prima volta celebrato nel 2001. Nel 2002 è quell'anno, è anche un significato particolare perché lo celebra un governo di centrodestra, quindi in qualche modo è anche un momento significativo per il paese. E Tina Anselmi rilascia un'intervista all'Unità il titolo ovviamente è dato dal titolista, come sempre sono piuttosto enfatici. In ogni caso è durissima Tina Anselmi nei confronti dei governi che si sono susseguiti, quindi fino a quel momento, e denuncia il fatto che, come vedete, dice, il governo ha da 10 mesi il rapporto finale della Commissione, dov'è? È fuori Roma, in un hangar. Addirittura Tina Anselmi denuncia il fatto che il rapporto materialmente, proprio il volume, non è neanche stato distribuito. Decine di copie appunto giacciono in un hangar fuori Roma. Io non ho mai fatto il controllo, andrebbe fatto, di quante biblioteche comunali, civiche hanno la copia del rapporto. Credo che abbia avuto una circolazione materiale in realtà appunto molto molto scarsa, al di là appunto dell'eco mediatico. E Tina Anselmi appunto denuncia, dice, sono passati mesi e non c'è stata nessuna risposta, neppure un'obiezione, intanto tutto è bloccato. E sempre in questa intervista, con la quale diciamo chiudiamo, direi, Tina Anselmi amplia, diciamo, il discorso. In qualche modo ritorna insomma ai suoi trascorsi da partigiana e a quegli anni, ritorna a Salò e sostanzialmente dice che tutto quello che la Commissione ha scoperto, tutti i documenti che sono emersi sul comportamento delle autorità fasciste, ma anche di tanti italiani comuni,
non può giustificare il comportamento appunto di Salò e dei giovani di Salò, nel senso che Tito Anselmi ci tiene a in questa intervista a sottolineare che proprio nei mesi in cui il fascismo disvela il suo volto più terribile, in cui appunto confisca agli ebrei ogni singolo avere, ci sono persone che hanno fatto scelte diverse. E trovo significativo quindi chiudere questo incontro ricucendo un po' la vicenda anche umana e politica di Tito Anselmi, che in questa storia della Commissione Anselmi quindi ha sempre anche messo un che della sua persona e del suo vissuto, e ha voluto fare di questa commissione una pietra su cui appunto edificare un'educazione alla storia e a una corretta memoria del passato. Grazie. Anche curiosità, insomma, sono legittime. Mentre pensate alle domande, qui ci sono suoi familiari, persone che l'hanno conosciuta. Pensate a Tito Anselmi quando dice tutto è bloccato. Cioè, lei è una macchina inarrestabile di fare le cose giuste, ovviamente, ma è una forza della natura di per sé. Era una forza della natura di per sé, e quindi il fatto che lei dica tutto è bloccato è drammatico, è fuori di quel che lei concepisce. Ma dite se ci sono, noi siamo stati lunghi, ma c'è una signora forse che ha. Grazie. Mi ricollego a quel link che voi avete mostrato prima. Sì. E che contiene il rapporto generale dei lavori della Commissione. Come punto di partenza, e cioè non come punto d'arrivo, se questo è il lavoro che Tito Anselmi poi denuncia è tutto bloccato, beh, allora perché non partire da qui? Non lo so con quale sistema, perché credo sia difficile che ancora un'altra commissione venga istituita, ma proprio con la facilità con la quale si condividono i documenti adesso per via informatica, beh, facciamolo, perché questo può generare come un seme anche la ripresa di questo lavoro e di questo rapporto generale, per fare che non sia un punto di arrivo, ma una partenza per un'altra indagine. E con questa modalità si distribuisce alle biblioteche, punto di attingimento, alle scuole, che so, ai comuni, perché c'è sempre un animo interessato da qualche parte che dice da qui partiamo. Grazie, grazie mille, non potrei essere più d'accordo. Solo una precisazione, tutto il ricchissimo materiale documentario che la Commissione ha raccolto, che arriva appunto da archivi sparsi in tutta Italia, archivi di Stato, archivi pubblici, privati, è stato poi donato all'Archivio Centrale dello Stato di Roma, dove tuttora è conservato e dove chiunque, qualsiasi studioso, ma anche qualsiasi cittadino, può andare, può chiedere, può studiarlo. Quindi diciamo, a livello documentario quel patrimonio esiste, c'è, è una realtà, e questo è importante dirlo, ecco, non è stato completamente disperso. Va vivificato, appunto. Sono spunti, suggerimenti che ci aiuteranno anche a seguire, come commentavo prima, di diffondere il pensiero di Tito Anselmi, e soprattutto se avremo l'opportunità di istituire il centro studi, dare vita annualmente, ma soprattutto anche con esperti, commenti raffinate, sviluppare il pensiero e educare e anche rendere edotti i giovani che sfortunatamente non hanno potuto conoscere Tito Anselmi come noi.
Noi a nome dell'amministrazione ringraziamo i relatori, veramente grazie, e abbiamo pensato anche un piccolo pensiero così in memoria del nostro, della nostra città. Grazie, grazie mille. Grazie davvero, grazie molte. È una pubblicazione dei lavori che abbiamo condotto nella nostra città, e in particolare anche una guida, e vi invitiamo di tornare anche qui i vostri amici o quant'altro, perché Castelfranco è una ridente città che fa piacere ricevere tutti e avervi ancora nuovamente qui con noi. Grazie, grazie ancora. Mille. Per quanto riguarda la platea, vi chiedo, se avete voglia, di votare i modelli che vedete nel foyer del teatro, perché poi una commissione cercherà di valorizzare l'opera che la collettività, la città, ha ritenuto la migliore. Per il momento, il professore... Io ho votato, non dico chi perché il voto è segreto, però... E ci ha dato anche un suggerimento. Ho votato e sono... I miei complimenti per Grazie. L'iniziativa che avete preso, e sono, lo so per altri motivi, fra l'altro in Italia ci sono pochissimi monumenti dedicati alle donne, quindi questo è un ulteriore motivo. Questa è una donna che vale, ma anche in generale votate, mi unisco all'appello, votate. Scegliete, ecco. Ragionate razionalmente come faceva Tina, e poi votate. Io terrò a memoria anche i suoi suggerimenti, professore. Il nostro programma per il momento a livello di convegni è terminato. La prossima attività dell'amministrazione sarà una mostra che probabilmente riusciremo a svolgere nel mese di novembre, e visualizzerà i 23 anni lavoro di Tina Anselmi sviluppati a Roma, i luoghi, gli ambienti, le persone che ha consultato, e quindi lasciare nuovamente questo altro ricordo. Poi siamo ambiziosi, perché qualcosa siamo riusciti a fare nel coinvolgere altri. So che altre associazioni, enti, club daranno corso ad altri convegni su dei temi che l'amministrazione per il momento non ha potuto sviluppare. Ringrazio nuovamente tutti voi e aiutateci a diffondere questo progetto, questo pensiero. Grazie, grazie. Grazie.